È stato di emergenza fino al 13 febbraio nelle isole di Tonga, ferite pesantemente il 15 gennaio dall'eruzione di un vulcano sottomarino e dal successivo tsunami con onde fino a 15 metri di altezza. Tre i morti confermati, molti dispersi. Nell'isola di Tongatapu la rete Caritas ha già contato 100 case danneggiate e 50 distrutte. Completamente distrutte tutte le abitazioni nell'isola di Mango, fa sapere Caritas Australia. Colpito dalla devastazione l'85% dei 100.000 abitanti dell'arcipelago del Pacifico. La cenere del vulcano ha ricoperto strade e terreni ed ha contaminato l'acqua. Inoltre lo tsunami ha riempito di acqua salata le riserve di acqua potabile e ha danneggiato i collegamenti telefonici e la rete internet. Il governo ha sconsigliato di mangiare pesce risultato contaminato. Un primo volo con rifornimenti umanitari indispensabili è riuscito ad arrivare ieri con un aereo militare partito dall'Australia. Solo ieri, infatti, come hanno riferito le autorità locali, è finito il gigantesco sforzo di ripulire la pista dell'aeroporto della capitale Nuku'alofa, che era coperta da una spessa coltre di cenere vulcanica. Dalla Nuova Zelanda è arrivato un secondo velivolo militare con aiuti umanitari. Caritas Tonga e Caritas Nuova Zelanda hanno distribuito materiali già stoccati in zona, attrezzati per la depurazione dell'acqua, taniche, kit per l'igiene, secchi e rubinetti. Un altro aereo umanitario australiano è stato costretto a tornare indietro per un caso di Covid tra l'equipaggio. Tonga è considerata libera dal Covid, ma adesso deve fare i conti con le conseguenze del disastro. Le organizzazioni umanitarie hanno chiesto di fare presto con gli aiuti anche per prevenire una possibile epidemia di colera.